Nuovo colpo di scena, nel caso di Pierina Paganelli. Rivelazione shock da un nuovo super testimone. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! La notte del 3 ottobre è stata segnata da gridi improvvisi che continuano ad alimentare un mistero. Alle 22:15 della sera, mentre le finestre erano spalancate, un urlo proveniente dal garage ha squarciato la quiete, catturando la mia attenzione. A oltre 2 mesi dalla tragica morte di Pierina Paganelli, un nuovo testimone emerge, gettando luce su una verità sconcertante. Inizialmente, la notizia degli scontri nel garage era passata inosservata, ma dopo la drammatica scomparsa di Pierina, ogni dettaglio assume un significato diverso. Giorni prima della tragedia, una discussione accesa aveva coinvolto 2 donne, con un'atmosfera densa di tensione. Non posso confermare se una di loro fosse Pierina, ma quel grido straziante ha cambiato tutto, dice il super testimone. La sua testimonianza è emersa solo recentemente, potrebbe rivelare dettagli cruciali per le indagini in corso. I principali sospettati includono Manuela Bianchi, coniuge di Giuliano, uno dei figli di Pierina, al momento dell'omicidio ancora in ospedale, Luis da Silva, l'amante di Manuela, e il fratello di quest'ultima, Loris Bianchi. DNA e impronte digitali sono stati prelevati da tutti e 3, ma nessuno è stato ancora formalmente indagato. Ma cosa è successo davvero quella notte nel garage? Le indagini continuano e le ipotesi sono molteplici. Ogni commento conta. Cosa pensi tu sia accaduto? La verità aspetta di essere svelata.